Vediamo in questo servizio come è andata nelle altre categorie del campionato italiano trial di Tolmezzo, partendo dalla TR3, che ha visto 15 concorrenti al via, ma che ha registrato purtroppo il ritiro di Giacomo Gasco, uno dei principali protagonisti, per una botta alla spalla rimediata al termine del primo giro. Il ritiro di Gasco e l'assenza di Soulier hanno reso molto più incerta la lotta per il successo nella TR3, dove si è imposto a sorpresa il viterbese Francesco Marchetti su Beta, che non si lascia intimorire dal livello elevato di difficoltà, contendendo fin da subito il successo al vincitore della prima prova, Spreafico. Nei due giri successivi, a differenza degli avversari, Marchetti riduce notevolmente gli errori, così al termine si ritrova in testa con 33 penalità. E al secondo posto si piazza Mirko Spreafico su Gas Gas, vincitore della gara precedente, che fin dall'inizio del terzo giro è rimasto in lotta con Marchetti per la prima posizione. L'avvio del giro finale però vede Spreafico in maggiore difficoltà, infatti aumentano per lui gli errori, così al termine, con 43 penalità, chiude al secondo posto rischiando addirittura anche questa posizione. Sul terzo gradino del podio sale Michele Andreoli su Montesa, che già al termine del primo passaggio si ritrovava in questa posizione. Una posizione che riesce comunque a difendere con un buon recupero nel secondo passaggio e una tenuta nel giro finale. Così al termine per lui sono 45 le penalità totalizzate. Quarta posizione per Jacopo Bono su Gas Gas, che si gioca il podio già al primo giro, che chiude con 20 penalità. Poi una leggera rimonta nel secondo passaggio gli consente comunque di difendere questa quarta posizione, che conferma a fine gara con 49 errori complessivi. Più staccato troviamo Davide Franco alla guida di una Vertigo, che chiude in quinta posizione e guida il secondo gruppo di piloti con 62 penalità complessive al termine dei tre giri. Positiva la prestazione di Matteo Bosis, che porta in gara la E-Motion spinta da un potente motore elettrico che non teme le notevoli difficoltà proposte in questa gara per il percorso della TR3. E al termine, con le stesse 62 penalità di Franco, Matteo Bosis chiude in sesta posizione per via delle discriminanti. Ma la gara è andata bene, soprattutto nel secondo giro, e grazie al mio minder e a Davide Zaccagnini che mi hanno sostenuto tutta la gara. E niente, zone finalmente dure, e dove si può recuperare bene. Ringrazio tutto il motoclub che ha fatto una bella gara e la squadra Gira Academy che mi sostiene in tutte le gare e negli allenamenti. Poi di 12 Michele Andreoli, di lui il protagonista di questo podio della TR3. E sono 5 le concorrenti della categoria femminile, dove si è imposta nuovamente la campionessa in carica Sara Trentini alla guida di una Beta, che al contrario delle gare precedenti questa volta ha rischiato di non farcela vincere. Tallonata da vicino, zona dopo zona, dall'emergente Alex Brancati, la campionessa Sara Trentini ha preso un leggero margine sul finire del primo giro, che poi ha incrementato, anche se di poco, fino a fine gara e ha chiuso con 59 penalità.
È stata comunque una gara eccellente per la giovane portacolori della Beta Alex Brancati, che ha sfiorato il successo chiudendo in testa il primo giro, ma poi qualche piede di troppo nel secondo e anche nel terzo passaggio l'hanno fatta allontanare dalla prima posizione. Così al termine Alex Brancati totalizza 63 penalità. E al terzo posto si piazza Elisa Peretti su TRS, che nel passaggio iniziale è rimasta appaiata alle prime due, ma poi nel secondo giro non è riuscita a ridurre gli errori scivolando in terza posizione. Un leggero recupero sul finale gli ha consentito comunque di mantenere il terzo gradino del podio, che ha confermato con 74 errori complessivi. A seguire troviamo Martina Gallieni su TRS, che per tutti e tre i giri di gara paga diversi errori in più rispetto alle prime, mantenendosi così costantemente in quarta posizione, una posizione che consolida a fine gara con 81 penalità complessive. E a chiudere la classifica troviamo Michel Bettinotti su GasGas, che di errori ne totalizza 103. Di categoria... Guardate che bel quintetto per questo podio con le nostre due miss. Ancora un applauso alle tre protagoniste. Sei i piloti al via nella classe 125, una classe che conferma lo stesso podio della prova precedente, ma qui a Tolmezzo il dominio di Carlo Alberto Rabino su Beta è stato molto più netto. Infatti già dal primo giro dimostra un altro passo rispetto agli avversari, registrando 15 penalità al primo passaggio, così come al secondo, che poi si riducono a 11 nel giro finale, quindi al termine con 41 penalità complessive vince nettamente la sua gara. Molto più staccato, Luca Poncia, alla guida di una Beta, si riconferma al secondo posto, ma questa volta il distacco, come dicevamo, è molto più alto già dal primo giro. Nel secondo passaggio Poncia recupera leggermente e tiene nel giro finale, così al termine con 73 errori complessivi si conferma in piazza d'onore. Fretta. Vieni là. Vai. Terzo posto quindi per Andrea Moretto su GasGas, che per tutta la gara si ritrova a difendere la sua posizione zona dopo zona nei confronti di Andrea Gabutti, e soltanto al termine, dopo aver contato i passaggi a 0 e 1 penalità, con gli stessi 87 errori Moretto resta in terza posizione, mentre Gabutti scivola al quarto posto. Molto più staccati troviamo Tommaso Bottini su GasGas in quinta posizione con 108 penalità, seguito dall'esordiente Nico Giaquinto in sesta posizione con 114 errori. Segna ovviamente del cesto con i prodotti locali, ovviamente dei piatti. Per quanto riguarda le altre categorie, nella TR3 Over ritroviamo sul primo gradino del podio Marco Andreoli su Montesa, vincitore davanti a Giovanni Pizzini su Beta, mentre al terzo posto si piazza nuovamente Andrea Buschi su Vertigo. Nella TR4 il successo va a Davide Nava, anche lui alla guida di una Vertigo davanti a Luca Leonelli e Fabrizio Barre, entrambi questi due piloti in sella a una Beta. E questo è tutto da Tolmezzo. Il campionato italiano di trial ritornerà al Passo della Betone in provincia di Pistoia domenica 11 giugno per la terza delle 7 prove in programma quest'anno.